Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, come avete capito, andiamo a fare un video di nail art, andiamo ad realizzare un vestitino. E quindi già ho preparato l'unghia, pare giallo ma non è. Ho messo il bianco di La Femme, che è questo qui, l'H168, che questo è un bianco sporco, diciamo, bianco gesso, questo qua. E poi sono andata a mettere il top coat matte, per far diventare l'unghia opaca. Poi ci servirà come colore solo questo, l'H210, che questo è un rosa molto delicato, tenue. Eccolo qua. Sempre di La Femme. E poi il Poison Black, quindi il nero di Passione Unghie. Poi andremo a utilizzare il gel colla, queste micro perle qui argentate. E questi brillantini qua, questi strass, qui andremo a utilizzare un po' più grandi, un po' più piccoli, insomma, dopo vediamo se argentati oppure multicolor, adesso vediamo. E allora, prima di iniziare la nail art, volevo fare vedere le unghie che mi sono fatta, eccole qua. Sono piaciute tante sui social, sia su Instagram che su Facebook, nei vari gruppi delle unghie, sono piaciute veramente tanto. E ho utilizzato questo colore qui che si chiama Steel Lilac, è bellissimo, è come base è un violetto, sicuramente ci sarà anche una punta di blu e c'ha questo praticamente questo colore iridescente che va sull'oro, vedete? Cioè è veramente bello. Poi qui invece ho messo come bianco, ho messo sempre questo qui della Femme. Poi ho messo il gel foil e poi il foil questo qua. E io poi sono andata a mettere uno strassino, un brillantino. Non ho fatto il video, ragazze, perché ero veramente di fretta, quindi ho fatto una cosa semplice, insomma. Le sono ricostruite e con la cartina e ho fatto questo qui. Poi quando farò quelle di nail art spero di riuscirvi di fare il video, che con quello lì ci volevo fare il video. Vediamo. Allora, cominciamo subito a fare questa nail art. Io vi lascio al video e al tutorial e ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora avvicinato la videocamera. Allora, i pennelli sono i soliti, ormai li conoscete, quindi utilizzo il Kolieschi, il super fine e il liner. Poi dopo, di solito nel super fine utilizzo il micro. Allora, andiamo a prendere l'H210, questo rosa. Andiamo a creare intanto il vestitino e come pennello. Allora, vado a prendere il mio solito pennello Kolieschi, quello per fare i contorni. Io lascio il pennello semipermanente, ovviamente così, così qua poi vado a prelevare, vedete praticamente il colore. Allora, prendiamo un po' di colore e andiamo a creare praticamente il vestitino. Allora, partiamo da qui. Vado a creare praticamente il contorno, faccio la sagoma, poi vado a prendere il liner e vado a riempirlo tutto di questo colore dentro, tutto il vestitino. Andiamo a prendere il nero e il super fine e andiamo a fare i contorni del vestitino. Ovviamente a catalizzare 5 secondi, riprendo il Kolieschi come pennello e andiamo a fare la gruccia, che praticamente questo vestito è appeso alla gruccia, no? Quindi andiamo a realizzare la gruccia. Fatto questo, vedete qua ho fatto le
spalline, insomma, del vestito che stanno messe nella gruccia. Adesso mi ero scordata, andiamo a prendere il bianco che prima non vi l'ho detto, il colore, andiamo a fare alcuni riflessi sulla gruccia, solo sulla gruccia. Ecco qua, allora dopo aver finito di fare il vestitino, noi andiamo a prendere il gel colla con il dotter, vado a prendere questa punta un po' più fina, vado a prendere il gel colla, vado a mettere qua e poi vado a prendere un brillantino, uno strass, insomma, quello più grande, e lo metto al centro, così. Poi riprendo il gel colla, faccio lo stesso procedimento, lo metto qua, dopo voi li mettete dove vi pare i brillantini, potete fare anche qua, coroncina, qua così, come vi pare. E adesso vado a prendere un altro argentato, però più piccolo, se riesco. Eccolo. Ok. Questo è più piccolo, dov'è? Come qua, e lo vado a mettere qui. Io adesso vado a fermare questi due strass per 5 secondi. Ok, quindi mettiamo in lampada, aspettiamo 5 secondi. I brillantini li metto via perché, insomma, i strassetti questi qua, perché comunque non mi servono più. Intanto vado a prendere le micro perle, queste qui argentate. Ok, ho fatto. Aiuto, non riesco ad aprirlo bene. Allora, ok, ne vado a mettere una qui. Allora, una, ok, poi alcune adesso le vado a mettere un po' intorno qua dove abbiamo messo questi altri due strass. E poi mettiamo in lampada a catalizzare per 60 secondi. Come qui, ragazzi, dopo aver catalizzato, insomma, le microperle e gli strass, siamo andati a lucidare. Questo qui è il vestitino. Molto carino, delicato, mi piace veramente molto. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. È facilissimo da fare, non ci vuole tanta, manco tanta precisione, insomma. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nail art. Vi dico, voi ricreatele così poi me le inviate su Instagram, che poi io vi taggerò, praticamente vi farò l'hashtag nelle stories mie, quindi vi metterò la vostra foto con il vostro nome, mi raccomando mettete anche il nome, e fatemi sapere anche delle unghiette, se quelle che ho fatto io, se vi piacciono anche, sotto nei commenti. Niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!